Bentornati nella mia cucina. Questa sera insieme prepareremo i pongoloni. Eccoci qua, forza! Abbiamo 250 g di farina. Aggiungiamo un uovo. Aggiungiamo lo zucchero, 20 g di zucchero. 30 g di burro morbido. Il lievito di birra. Un pizzico di sale, 50 g di acqua e possiamo procedere. Questo sarà un impasto molto lungo, ci vorranno 10 ore di lievitazione. Adesso trasferiamo il nostro composto sul piano di lavoro. Una volta che il nostro composto è pronto, lo andiamo a stendere in questo modo. Lo ripieghiamo e lo lasciamo crescere. Questo qui deve crescere 10 ore. Dopo che sono passate le 10 ore, riprendiamo l'impasto e facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto adesso. Lo stendiamo e lo ripieghiamo. Lo stendiamo e lo ripieghiamo. Lo facciamo stare 5 minuti, lo ricopriamo. Dopo questo procedimento si farà 2-3 volte. Una volta che abbiamo fatto tutti questi procedimenti, il nostro impasto sarà bello morbido e lievitato, andremo a fare i cerchi con un coppa pasta. Ecco qua, coppa pasta, io mi sono già anticipata il lavoro, dovendo crescere 10 ore. Eccoli qua, i bomboloni avranno questa forma qui. Adesso passiamoli subito in cottura. Questi poi potranno essere farciti con la crema pasticcera, con la Nutella, come uno gradisce. Ecco qui, già iniziano a gonfiarsi. In questo sta la lievitazione lunga e i vari strati di pieghe che abbiamo fatto ogni volta. I nostri bomboloni sono pronti, eccoli qua. Adesso mescoliamo un po'. Passiamo alla fase successiva. Con una sacca a poche ho messo la crema pasticcera e andiamo a farcire i nostri bomboloni. Adesso abbiamo terminato. Prendiamo lo zucchero a velo e lo facciamo piovere così, a neve, sui nostri bomboloni farciti alla crema. Eccoli qua. Se anche questa ricetta è di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Un bacio grande e grazie a tutti.